Allora, cambiamo argomento perché adesso vogliamo ricordare il professor Philippe Daverio, un uomo coltissimo, eclettico, curioso, con un linguaggio davvero anche innovativo per avvicinare tutti al mondo dell'arte. È scomparso ieri e lo vogliamo ricordare con Guido Barlozzetti, un amico di Uno Mattina che è collegato con noi via web. Allora, Guido, buongiorno. Che ricordo Buongiorno. hai di Philippe Daverio? Ma Filippo Daverio fa parte di un pezzo della storia della televisione, ormai lo possiamo dire, che è la storia della divulgazione, fa parte della televisione, fa parte del servizio pubblico, in particolare, come diceva uno dei canoni fondatori del servizio pubblico, informare, educare, divertire. Daverio ha interpretato in modo assolutamente personale e originale questa disposizione della televisione. Era un uomo che è arrivato nella televisione, non è stato inventato dalla televisione, è arrivato nella televisione con la sua esperienza, con la sua verve, con la sua ironia e ha fatto un percorso che in modi diversi, se andassimo a guardare un po' la storia di questo particolare aspetto e di questo discorso che fa la televisione e la televisione italiana in particolare, io potrei ricordare da Mario Soldati a Federico Zeri, che sono entrati nella televisione con le loro competenze e hanno saputo però costruire un discorso assolutamente personale ed originale. Nel caso di Daverio c'era questo aspetto particolare di questa verve ironica e di questa straordinaria curiosità che faceva sì che lui si tenesse sempre lontano dai territori dell'ovvio, del banale, dello schematico, dai bignamini e dai wikipedini, si potrebbe dire, no? Oggi siamo molto abituati nelle nostre navigazioni su internet, tutti possiamo farlo, a trovare le informazioni. Troviamo le informazioni, diciamo così, di primo livello, che ci aiutano a orientarci e a capire. Bisogna fare il secondo passo. Ecco, lui faceva sempre il secondo passo, quello che in una situazione ci faceva scoprire l'aspetto sconosciuto e quello che però nella sua capacità anche di essere un piccolo dettaglio permetteva anche di scoprire invece un contesto più largo, di capire meglio la complessità di un argomento, sempre con questo tono affabile, conversevole, mi ricorda davvero per certi versi anche quella che una volta era la grande arte della conversazione. L'abbiamo un po' persa Certo, l'arte della certo. conversazione, perché l'arte della conversazione è basata sul dare e ricevere parola avendo il gusto della parola, nel sentire. Prego. Guido, penso che tu sia d'accordo che andrà trovata qualcuno che possa darci la stessa leggerezza, ironia nel passare dall'arte greca alla pop art e a fare comunicazione come sapeva fare Philippe Daverio. Grazie Guido Barlozzetti per essere Grazie a voi. stato collegato con Grazie. noi.